Oggi siamo qui per giocare al gioco Splash Impara con l'acqua. Per festeggiare la giornata mondiale dell'acqua. Ok? Silenzio! Non lo siamo sapute. Questo gioco è la conclusione di un progetto iniziato in classe con gli educatori del CADF. Possono giocarci sia i bambini che gli adulti. È importante perché fa imparare il ciclo idrico integrato. L'importante di questo gioco è il fatto che tu puoi studiare semplicemente divertendoti. Splash Impara con l'acqua è solo l'ultima delle strade che CADF ha intrapreso per raggiungere questo obiettivo. Sviluppare e stimolare l'interesse alle risorse idriche e quindi aumentare la consapevolezza dei propri cittadini. È particolarmente indicato per le scuole. In questo caso il gioco è accompagnato da un quaderno didattico che permette agli insegnanti di approfondire le varie tematiche legate alle risorse idriche. Per vincere si deve percorrere tutto il processo del ciclo idrico integrato e per farlo si devono superare quattro fasi che sono la captazione, la potabilizzazione, la distribuzione e la depurazione. I giocatori, piccoli o grandi che siano, devono conoscere questa risorsa in tutte le sue sfaccettature per riuscire a gestire questo ciclo ed è esattamente quello che facciamo noi di CADF per gestire questa risorsa sul nostro territorio. La classe che ha partecipato alla presentazione del gioco Splash Impara con l'acqua è la classe prima D della scuola secondaria di primo grado di Copparo. È stata scelta questa classe dopo aver approfondito insieme gli argomenti trattati nel gioco durante i progetti di educazione ambientale svolti in classe. I ragazzi hanno spiegato ai partecipanti le regole del gioco attraverso una dimostrazione e poi li hanno coinvolti in prima persona con la possibilità di giocare. È importante che ognuno di noi si senta protagonista di questo impegno e custode di questo bene comune, tesoro prezioso per la vita di tutti, oggi e nel futuro.